tutti. Cos'è questa vibrazione? La tua? Bene. Ah, oggi Facebook ci fa un altro regalo. Non ci fa vedere quante persone sono in diretta. A te si vede? Sì. No. Ah, ora sì. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Tina e ciao Veronica. Ciao. Allora, come promesso, mi prude il naso. Come promesso, oggi facciamo la finta sfoglia e prepariamo, cioè la finta sfoglia l'ho già fatta, prepariamo di sporca muscola finta sfoglia. Comunque vi racconterò tutto di questa finta sfoglia, come si utilizza, come si fa, che cos'è, che cosa sono gli sporca muscola. Oggi vi dico tutto, va bene? Aspettiamo un secondo che arrivino anche gli altri. Nel frattempo salutiamo sempre i due bambini che mi seguono. Per il momento sono solo di loro. E sono Mattia, il cuoricino di zia, ciao a zia, e Noemi. Ciao Noemi. Allora, questa è la finta sfoglia che io ho già preparato. Da questa sfoglia, come avete visto nel post precedente, io ho ricavato questi piccolissimi, queste sfogliette che poi diventeranno dei piccolissimi sporcamusso. Ora però arriviamo per grado. Questi li metto un attimo qua e noi prepariamo dei volovon. Adesso facciamo tutto questo insieme. E nel frattempo che Com'è fatto? stendo la sfoglia, vi spiego anche della pasta della sfoglia finta, così questi qui poi li mettiamo a cuocere e vediamo il risultato in diretta. Quindi andiamo un po', non dico di corsa, ma facciamo un po' in fretta. Allora, questa è la sfoglia che ho preparato ieri, poi leggerete nel link tutti i dettagli. Si vede già la sfogliatura? Io penso di sì. Ora andiamo a stenderla. Qui c'è il mattarello, io l'ho lasciata alta, ma voi potete anche conservarla più sottile per farvi vedere meglio la sfogliatura. Questa naturalmente adesso è fredda, perché stava in frigo. Se avete qualche domanda, perché avete già letto la ricetta che ho messo nel post precedente, fate pure che il regista mi legge. Allora, stendiamo questo e adesso prepariamo i volovon. Questa preparazione sarà dolce. Questa che vado a fare adesso potrebbe essere sia dolce che salata, perché la pasta sfoglia, se aggiungete solo sale, è solo per le preparazioni salate. Se invece ci aggiungete anche due pizzichi di zucchero, diventa perfetta anche per le preparazioni dolci. Adesso vengo da voi, datemi il tempo di fare questa cosa, così vanno in forno e poi possiamo parlare con calma. Che spessore dobbiamo stendere? Allora, 2-3 mm circa, sottile, perché questa veramente cresce che è una bellezza. Io devo ancora stendere. Ok, ci siamo. Vedete? Questo è lo spessore che deve avere. Questi sono 2-3 mm. Ora, questa qui dove l'ho messa? Aspettate che devo chiudere questa. Un attimo, arrivo. Tu, se c'è qualche domanda, nel frattempo che io faccio questo accrocchio qua. C'è qualche domanda? Ok, allora, gli sporcamus di solito sono quadrati. Io prima li ho fatti tondi, però adesso li facciamo un po' quadrati e un po' tondi. Salute, salute, salute. Ok, salute a tutti. Adesso arrivo. Allora, li tagliamo quadrati. Io ho questo coppapasta quadrato, ma voi potete utilizzare naturalmente la rotella tagliapasta e fare tranquillamente. Con questo qui non si spreca impasto. Allora ne facciamo due quadrati, perché questa è la taglietta che ho preso, e poi facciamo i volovon. E quindi facciamo
una base tonda più grande, ne facciamo tre, forse ne entrano quattro e quattro, vediamo se riusciamo a farne uno e due. Ora vi faccio vedere anche come dovete recuperare la pasta che ci è avanzata. Per fare il volovan dobbiamo fare un cerchio un po' più piccolo. Me ne serviva uno più piccolino, però non ce l'ho. No, va bene questo, dai. Non fa niente, faremo un ripieno esagerato, però va bene così. Non fa niente. Come facciamo a fare il volovan? Mettiamo un po' d'acqua. Volevo. Vol o van, Volevo. cioè volano al vento, sono così leggeri e Uccia. beh, sono così leggeri e friabili che sono, vengono chiamati così. Avete visto cosa ho fatto? Ho messo un po' d'acqua sulla pasta sfoglia e ho messo la parte, Il conto. il contorno che ho ricavato da questo. Ho detto ci voleva un coppapasta più piccolo, così mi sembrava perfetto, invece non lo è. Ah, aspettate un attimo, tu riprendi qui. Fatemi Prego. vedere se Volevamo. riesco a recuperare. Lasciamo. Non ce l'ho uno più piccolo purtroppo. Questo è peggio che andare di notte. Arrivo subito. Questa è l'ultima speranza. Lo facciamo, vediamo. È lo stesso, quindi accontentiamoci, questo è. Non ce l'ho uno più piccolo, non ce l'ho proprio. Sto cercando, ma non c'è. Va bene, dai, non è un problema. Non è un problema. Aspettate, io voglio fare le cose per bene. Allora, questo adesso è troppo piccolo. Facciamoli tutti, dai, proviamo. Questo è il bello della diretta. Diciamo, è un po' piccolo. Quello era troppo grande, questo è troppo piccolo. Dai, pazienza. Allora, spennelliamo con l'acqua. Non serve mettere l'uovo, basta l'acqua. E andiamo a premere leggermente e poniamo sulla carta forno. Ne facciamo un altro e li vado a mettere subito nel forno, così facciamo prima. Facciamo così e adesso sono da voi. È così. Questo qui lo mettiamo così e questo pure. Allora, arrivo, adesso parliamo. Questi qui che sono per fare gli sporcamus, li andiamo a polverizzare con dello zucchero perché sarà una preparazione dolce. Anche questo qui e questo qui. Questi qui che invece potrebbero prevedere sia il dolce che il salato, li lasciamo così. Ora io li vado a mettere in forno e arrivo e vi spiego tutto. Cosa ci stai preparando? Adesso arrivo. Allora, mettiamo La il finta sfoglia? timer. Finta sfoglia? Perché Sporcamus, è scritto tutto nel post in il descrizione. ritardo? Finta sfoglia e sporcamo. Sì, con la finta sfoglia facciamo gli sporcamus. Sto mettendo 20 minuti. Allora, che cosa stai facendo vedere il timer? Oh, che precisione. Rivendiamo noi? Che cosa, questi? Sì, il Ah, davvero? gadget, Ma mi piace. casa Stai zitto. vendere, articoli sportivi. Sì, allora, stiamo preparando gli sporcamus con la finta sfoglia. Cosa sono gli sporcamus, per chi non lo sapesse? Sono dei tipici dolci baresi che trovate in tutti i ristoranti di Bari. Non è proprio tipico pugliese, più che altro tipico barese. Questa è la verità. Si preparano con la pasta sfoglia Pensavo fossero francesi, sporcamus. e la crema pasticcera.
Ma se si chiamano sporcamus, come fanno a scrivere? Vabbè, in francese sporcamus. Dai, allora, si preparano con la pasta sfoglia e la crema pasticcera e vengono serviti rigorosamente caldi. Ora, come si fa a servirli caldi? Non è che uno può stare sul momento a cuocere la pasta sfoglia nel forno e la crema pasticcera al momento, o mettete solo la crema pasticcera calda, oppure li tenete pronti e poi prima di servirli li passate 10 minuti, 10 secondi nel forno, non a microonde, e li fate riscaldare e avete sporcamus caldi. Ora, abbiamo parlato degli sporcamus, parliamo della finta sfoglia. La finta sfoglia è una sfoglia finta preparata con una quantità minore di burro che non prevede le pieghe come la sfoglia normale, prima a 3 poi a 4, ma prevede solamente 3 giri di pieghe semplici a 3, che poi voi potete trovare la descrizione, tutta la spiegazione nel link in descrizione. Troverete tutte le foto del passo passo. Però io adesso vi spiego tutto. Come si realizza la finta sfoglia? Si unisce alla farina 00 la aspettate che non devo dire il nome, il formaggio spalmabile e il burro. Non si impasta, bisogna creare delle briciole che siano più o meno tutte della stessa grandezza. Una volta ottenute le briciole, che cosa facciamo? Le andiamo a disporre sulla pellicola, facciamo finta che io abbia le briciole, le andiamo a disporre sulla pellicola, così, e aiutandoci con la pellicola stessa andiamo a chiudere e formare un rettangolo. Io non l'ho fatta in diretta la finta sfoglia per un motivo semplice, perché dopo aver fatto le briciole bisogna aspettare almeno 8 ore e quindi come facevo io dovevo fare troppi step e poi avevo troppa sfoglia, solo per questo non l'ho fatta, però nel link troverete tutto. Una volta ottenuto le briciole chiuse nella pellicola andiamo a realizzare un rettangolo e lo mettiamo in frigo per almeno 8 ore. Se voi lo fate il giorno prima per il giorno dopo è l'ideale. Dopodiché che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare le pieghe. Fate finta che questo è l'impasto fatto con le briciole. Andiamo a stendere il nostro impasto e facciamo le pieghe a 3. Le pieghe a 3 sono queste. 1, 2 e otteniamo 3 strati che sono 1, 2 e 3. Penso che è chiaro, vero? Anche se lo sto facendo solamente con la pellicola si capisce, vero? Mi date qualche conferma? La fai la prossima occasione, se c'è cosa regalarle, ecco. Ce li ha. No, quelli piccoli mi mancano. Va bene, allora, questa è la sfoglia, il primo giro di piega a 3. Lo mettiamo in frigorifero per mezz'ora e ripetiamo questa operazione per 3 volte. Una volta ripetuta l'operazione per 3 volte abbiamo la finta sfoglia, che è questa. Come vedete le briciole non ci sono più e abbiamo un impasto liscio ed omogeneo. Le briciole, c'è solo le briciole. Mamma l'ho detto, se non segui almeno non fare domande che loro stanno seguendo. Allora, ora noi abbiamo ritagliato gli sporcamus, abbiamo ritagliato i volovon e ci avanza questa sfoglia. Naturalmente non si butta via, ma nemmeno si fa così. Non è che dovete prendere l'impasto, fate così, fate una pallina come se fosse del pane. No, questo si recupera, ma così si prende il pezzo e si mette sopra. E lo stesso si fa con gli altri pezzettini. Uno sull'altro. Perché, essendo un impasto sfogliato, se noi andiamo a fare la pallina, ad appallottolarlo, togliamo tutta la sfogliatura. Mi sembra logico. Però alcuni, a volte, senza saperlo, lo fanno. E quindi che cosa facciamo? Lo andiamo a compattare alla meglio, perché comunque è sempre uno scarto e quindi potrebbe che non sarà perfetto, e lo andiamo a stendere ancora per riutilizzarlo. Aspettate, adesso si è riscaldato perché fa caldo, abbiamo chiuso le finestre perché ci sono dei rumori esterni che oggi
molesti. Danno fastidio. Ecco, e abbiamo ottenuto di nuovo la pasta sfoglia. Se noi andiamo a tagliare, vedremo che all'interno, vedete, è ancora sfogliata. Questo è un piccolo accorgimento, perché a volte poi, se avanza la sfoglia che avete ritagliato, vabbè, non si vede bene, però ci è sono. Così, ci sono. Se vi avanza la sfoglia che avete ritagliato, a volte poi la volete riutilizzare, se la pallottolate non vi verrà un buon risultato. Ora, un'altra cosa da dire sulla finta pasta sfoglia e sulla pasta sfoglia in generale. Va utilizzata fredda di frigorifero. Meglio sarebbe se una volta realizzati i vol-au-vent oppure gli sporcamus, li mettiamo 10 minuti in frigorifero e poi li prendiamo direttamente dal frigo e li andiamo a cuocere nel forno, perché così lo sbalzo termico freddo-caldo darà più volume agli sporcamus, alla sfoglia. Se invece noi utilizziamo, per esempio come adesso questa, che oggi fa caldissimo, così morbida, una volta nel forno, partendo già da calda, farà fuoriuscire tutto il burro e non si alzerà in cottura, fuoriuscirà il burro e rimarrà bassa, unta e cruda. Ecco perché a volte le preparazioni in pasta sfoglia non ci riescono bene, non vengono bene perché la usiamo calda. Qualsiasi preparazione in pasta sfoglia, prima di utilizzarla è buono fargli fare un passaggio in frigorifero, oppure se l'avete foderato la tortiera con la pasta sfoglia, nel frattempo che voi preparate il ripieno, mettetela in frigo, non tenetela a temperatura ambiente. Questo è ciò. Ora, detto questo, io chiudo la mia pasta sfoglia, aspettiamo che cuocia quella che ho messo in forno e veniamo a noi. Se avete delle domande, dimmi, regista. Si possono fare i cornetti? Sì, i cornetti. Cornetti, però non i cornetti da colazione, perché attenzione, non c'è lievito. Potete fare dei mini croissant, visto che ho la sfoglia già stesa, vediamo se ci riusciamo a farli, anche se è un po' calda. Potete fare dei mini cornetti, sempre da farcire sia col dolce che col salato, ma i cornetti grandi da colazione no, perché non c'è lievito. Ora li stendiamo e facciamo un mini croissant, però non lo potrò cuocere perché ormai nel forno già stanno nel forno. Mancano 10 minuti. Ok, se volete una preparazione che sia più alta, più sfogliata, stendete la sfoglia più sottile. Se invece la volete più bassa, che sia meno sfogliata, tipo per esempio gli sporcamus, per gli sporcamus questo è l'ideale. Questo è troppo alto, perché poi per mangiare sembra volgare spalancare le fauci per mangiare uno sporcamus. Invece questo qui è più delicato, più gentile e meno volgare. Arrivo, fatemi trovare la rotella, perché non era preventivo di fare questa cosa, infatti quando vuole cose non le trovi. Ok, tagliamo con qua e prepariamo i croissant, cioè i croissant dei cornettini piccolini, perché ho detto non si possono fare i cornetti da colazione perché non c'è lievito. E questo lo conservo, lo metto qua. Ora togliamo questi, così potete vedere. Tiriamo un po' la punta, ora questa è calda, e andiamo ad arrotolare, così. Ora questo qui lo fate proprio piccolino, e soprattutto è caldo l'impasto. Che bello! Questi sono dei finger food, un aperitivo. Non sono i cornettini con... No, questi qua poi magari... Per riutilizzare l'impasto. Per riutilizzare l'impasto, ma anche per un aperitivo. Qui al centro magari ci mettete un pezzettino di formaggio o del formaggio grattugiato con un po' di pepe e un gheriglio di noce, tipo rustici, e vengono dei rustici buonissimi. E poi li andate ad arrotolare e li andate a cuocere in forno. Se vi piace mettete l'uovo, il tuorlo
Sbattuto sopra, non fa niente, adesso sembrano brutti, ma poi in cottura tutto si sistema. Ecco qua. Li ho fatti piccoli perché avevo poco impasto. Quindi, questo è. Ora, vedi se ci sono domande. Ci sono? Sì, sono carini. Si possono fare i rustici leccesi. Sì, si possono fare i rustici leccesi. Con questa finta sfoglia potete fare. Aspetta, Ferdinando Modico, Monica Guida, aspetta. Con questa finta sfoglia potete fare sia il dolce che il salato. Allora, vale anche per i cornetti tenerli in frigo, è possibile farli lievitare in frigo. Questa finta sfoglia non ha lievito. Non ha lievito. Gli ingredienti sono farina, sale, formaggio spalmabile e burro. Non contengono lievito. Se li mettiamo in frigo è solo per ottenere un prodotto più friabile e per non permettere la fuoriuscita del burro quando li andiamo a cuocere. Non c'entra il lievito qui non ce n'è. Quindi non devono lievitare, devono solamente stare in frigo per essere freddi. Ora fatemi pulire e andiamo a farcire gli sporcamus. Se io controllo i volovan che stanno nel frigo. Mi segui? Che stanno nel forno. Sì. Ora io avevo messo proprio il forno a bomba e ci siamo quasi. Ok, forse è meglio che metto 5 qua. Ok, quindi abbiamo fatto gli sporcamus. Come si Grazie farciscono? Paolo. Come si Grande. sfarci? Si farciscono gli sporcamus? Così si tagliano. Guardate la friabilità. Vieni un po' più vicino. E guardate l'interno, che non ha niente da invidiare a una sfoglia vera. Niente. Li tagliamo a metà, prendiamo quelli un po' più bassi. Ecco, facciamo così. Allora, questa è la parte inferiore, questo appartiene a questo e questo appartiene a questo. Abbiamo i figli con i genitori. Se aspettate un secondo, io mi devo andare a lavare le mani perché non sopporto la farina. Arrivo. Tagliamo anche gli altri. Questo va con questo. Si può usare la margarina al posto del burro? La margarina, io penso di no, perché la margarina non ha il potere di solidificare come il burro. Penso di no, però se volete provare, fatela pure. Qui abbiamo la crema pasticcera. E andiamo a farcire gli sporcamus. Vieni più vicino, regista. Grazie. Qualche domanda se salta, poi vi rispondo. Sì, poi vi rispondo. Può Non saltare qualche preoccupatevi. domanda Sì. perché. Ma non è. No, se la crema non vi sembra lucida è perché è fredda di frigorifero, ma adesso basta che sta 5 minuti fuori, sarà lucida. Prevengo già le critiche. E uno lo faccio a favore di camera. Vieni qui. Mettiamo la crema su tutta la superficie del dolce, così. E lo andiamo a ricoprire col suo coperchio. Non è bellino? Delicato, elegante, fine, chic. Sporcamus. Sporcamus. Perché si chiama sporcamus? Adesso ve lo faccio vedere. Taci. Non rovinare tutto. Fammi aggiungere qui. Sento il profumo Parolaccia, fortissimo. se lo dice. Ho paura che si stia bruciando qualcosa. Aspettatemi, eh. Sono bellissimi. Arrivo.
brucia niente per il momento, però due li devo togliere. Lascio gli altri per qualche altro minuto. Se quando si spegne il forno li tolgo. Ok. Allora, finiamo di farcire. Vedete che già adesso che la crema è un po' più a temperatura ambiente è diventata bella lucida. La ricetta della crema pasticcera e anche il video la trovate sia sulla pagina che su YouTube. E questi sono gli sporcamousse. Non sono ancora sporcamousse perché per diventare sporcamousse serve questo, che è lo zucchero a velo. Abbondante. E quindi una volta che andremo a mangiare i nostri sporcamousse, per forza ci sporcheremo, detto alla barese, non è molto elegante, però il dolce si chiama così, humus, che sono le labbra, la bocca. Non è fine, non è chic, non è elegante, ma è così. Suona la porta. Si chiamano anche da noi così, sono della provincia di Gibraltar. Sì, ma anche da noi si chiamano così. Quando hai fatto due ovali e li hai sovrapposti. No. Non ho fatto due ovali e li ho sovrapposti. Questo era un unico sporcamousse che ho tagliato a metà. Comunque poi riguarda il video e vedrà che questo io l'ho tagliato a metà. Non ho sovrapposto due sporcamousse perché sennò sarebbe altissimo. E non uno tagliato in due, a metà. Ripieno e ricciuto. Quanto è bello. È un dolce facilissimo, però oggi è venuto proprio spettacolare. Bello, molto pasticcino. Elegante, molto chic, proprio bellissimo, va bene? Si può mettere cioccolato e panna? Si mettere cioccolato e panna, sì, potete mettere quello che volete. Gli sporcamousse originali sono solo con la crema pasticcina, però naturalmente a casa vostra, nei vostri gusti, nessuno potrà dirvi niente. Potete mettere la panna, potete mettere la crema al cioccolato, dai che tu lo vuoi uno, di la verità. Non i pomodori. In quelli salati sì, perché aspetta che arriviamo anche a questo. Potete mettere la panna, la crema al cioccolato, la crema con le fragole, Fratello. La panna con le fragole, potete fare come preferite. E per servirli caldi, come ho detto prima, per servirli caldi li tenete così già pronti, magari in una teglia piccolina, e poi al momento di servirli caldi accendete il forno a 200 gradi, li passate nel forno per 5 minuti massimo e li servite caldi ed è fatto. Perché non è bello che se abbiamo ospiti noi stiamo a spignattare in cucina e gli ospiti li lasciamo da soli, non va bene. Invece noi facciamo così, pure volendo fare la crema bollente dovete stare voi in cucina e gli ospiti no. E allora invece voi li tenete già pronti e al momento di servirli caldi li mettete in forno e sono come appena fatti. Qui andiamo nel bon ton. Sì, tu sai bene che io all'educazione ci tengo più di tutto e questo non è educativo, non è educativo, non è bello che abbiamo gli ospiti, lasciamo gli ospiti seduti a tavola e noi ce ne stiamo in cucina a spignattare, non va bene. Non è a modo. No, proprio per te, figuriamoci. Forno a 200 gradi statico, ora arrivo. Allora, per la cottura della pasta sfoglia, 200 gradi, io ho usato ventilato. Devo dire la verità, mi trovo bene col ventilato a cuocere la pasta sfoglia. Però, provate voi, io penso che il ventilato sia la cosa migliore, perché dà il calore uniformemente in tutto il forno. Ora, io vado a vedere se quelli che abbiamo fatto insieme sono pronti. Volevo pulire qui, va bene, tu riprendi gli sporcamousse che io arrivo. Diciamo che ci siamo, visto che abbiamo finito, facciamo finta che siano pronti, ma sono pronti, perché non posso pulire sul tavolo, vabbè. Allora, vedete? Questi sono quelli che abbiamo fatto insieme. Sì, è vero. È vero, è certo che è vero. Ho fatto, vedete? Questo... La formina. Non va bene. Lo dico già io prima che parliate voi. Questo non va bene. Lo spessore della sfoglia 2 mm.
Sì, 2 o 3 mm. Questi due non vanno bene perché questo ha l'incavo troppo grande per mettere il ripieno, e questo troppo piccolo. Quindi bisogna trovare Diametro un giusto. coppapasta che abbia il diametro giusto. Comunque si vendono quelli per fare i volovan. Ora io non ce l'avevo perché è stata un'idea che ho avuto all'ultimo secondo, se no avrei trovato anche un tappo di una bottiglia e l'avrei fatto per bene. E mi è venuto all'ultimo momento, mi sono scottata. Va bene? Ok? Ora, questi qui. Ah, però questo è più carino, dai. Facciamo vedere questo. Questo è volevo. Volovò. Che non è in programma, ecco perfetto. No, ecco perché è venuto. Vabbè, questo già è Vabbè, più carino, al dai. titolo della presentazione Sì, ci faceva. questo lo potete riempire con crema pasticcera e frutta. Una mousse di tonno, una mousse di Massimo. mortadella. Aspettate che prima mi era venuta un'idea in mente. Ah, la robiola col tonno, i capperi e decorare in maniera sfiziosa, che sono veramente carini. Io poi domani, se riesco a trovare, non voglio fare promesse che non so se posso mantenere. Volevo farli salati per farveli vedere domani, però se non trovo il coppapasta giusto non lo potrò fare perché io queste cose così non le voglio presentare alla signora che mi ha chiesto prima se avevo sovrapposto i due sporcamus. No, questo è lo sporcamus, si taglia così, scotta da morire e si farcisce. E Dove si sta? richiude. E si richiude. Sì, anche con una crema ai funghi. E si richiude così. Si mette la crema. Si richiude. Si mette lo zucchero a velo. Ed è pronto. Ma sono spettacolarmente, bellissimamente belli, stupendi. Va bene? Sì, besciamelle e funghi, potete farcirli come credete meglio, come vi piace di più. Ok? Questi qui, i volovan più che altro si fanno salati, però anche dolci li ho visti con la crema pasticcera, un lampone, una mora, una ciliegia, un ramettino di ribes. Ma che desiderio mi stanno venendo di fare queste cose per domenica. Va bene, vedremo. Vedremo. C'ho troppe idee in testa. Adesso, va bene? Ora, se non avete altre domande, hai ragione. Sì. Brava, Anna Cirofa. Sì. Falli e poi mandami la fotografia che io la pubblico a nome tuo. Va bene? Grazie, Francesco. Ciao, grazie, Angela. Gamberetti. Sì. Gamberetti, salsa rosa. Sì. Perfetti con i gamberetti in salsa rosa. Adesso mi rivolgo a mia sorella Miriam. Questi con i gamberetti in salsa rosa. Addio. Va bene. Facciamo finta di niente. Vediamoci un contegno. Quindi abbiamo fatto gli sporcamus in diretta con voi e anche vi ho spiegato come fare la pasta sfoglia finta e troverete tutto nel link in descrizione. La ricetta della crema pasticcera la trovate lo stesso sul sito e anche su YouTube c'è il video di come realizzarla. Non perché è la mia ricetta, ma vi assicuro che la mia crema pasticcera è unica, è spettacolare, è facilissima e guardate quanto è bella. Adesso che è stata un po' a temperatura ambiente, come lucida. Sì, ok. Li rimettiamo al posto suo, io mi devo sempre aprire le Li trovo tutti nei mani. link. Questo è quello rettangolare, il quadrato che abbiamo fatto insieme. Anche questo lo andiamo ad aprire e a farcire. Tanto questi sono tutti poi per regista che adora gli sporcamus. O mi sbaglio? Ma tutta sta roba chi se la mangia? Il regista? No, per No, lui fa, beh, niente. io voglio Alcuni, va. tacere. Voglio tacere. Boccaccia mia, taci. Taci. Ok. Sto zitta oggi, ti risparmio. Va bene, confermo, l'ho provata in unica. Brava, grazie. Grazie a tutte. Va bene, ok. Allora li abbiamo fatti.
Va bene, questo è un nipotino. Andiamo. Saluta Nicolò. Ciao Nicolò, è un bimbo. Guardate, questo è quello piccolino piccolino che avevo fatto. Mi sembra veramente brutto lasciarlo. Faccio questa cosa qui. Cos'è un bottoncino? Questo è il bottoncino che di quando ho fatto con... Ma io vi dico la verità. Oh my Io God! li farei tutti così. Sì, io li farei tutti così. Piccoli, 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 piccoli. Guardate, questo qui è proprio piccolo, piccolo. È proprio bellissimo. Va bene, dai, lo mettiamo qui. E lui è il tronista di questa stagione di Spoccanus. Mettiamo questo qui così. Sì, mi piacciono le cose piccole, piccole. Ci prepari un giorno la focaccia spugnosa e morbida. Allora, non so come si pronuncia il tuo nome, scusami. Noam Gels Onich. La focaccia l'ho già fatta in diretta e trovi il video su YouTube. Poi ti metto il link così la puoi vedere. Già È ci proprio, sono, dimmi. sì, è proprio la focaccia alta che mi hai Quando è detto sul tu. Sì, sito, cerca. sì, sì. Basta. Un'altra cosa, vi spiego anche un'altra O cosa. su Come fare Google. a cercare le ricette Tue. mie? Certo, come devo fare? Devi Cioè, spiegare devi come mettere il cercare le nome ricette degli tuo, altri. una Se ricetta, sì. cercate le ricette mie su Google, per esempio, Sporcamus, digitate Sporcamus Grazie. Graziella e vi esce la ricetta. Se Pizza Graziella. cercate la ricetta della Focaccia pizza, Graziella. pizza Graziella e vi esce la ricetta della Già vi pizza. esce Vi l'elenco, esce poi cliccate tutto. sopra e si Sì, vi esce aprirà. il link e voi... Si Su Google è veramente riconosce. facilissimo. Esce Sporcamus cucina con me Graziella e Raffaele e quindi avete la ricetta. Se invece voi andate dal sito e quindi vi trovate già Nel sito. sulla home page del sito, cioè sulla pagina del sito, in alto a destra c'è una lente Certo. che è un cerchietto piccolino bianco, proprio come una lente di ingrandimento. Cliccate sulla lente di ingrandimento e scrivete una parola chiave nella ricetta. Per esempio, cercate le zucchine ripiene, scrivete zucchine e vi usciranno tutte le ricette che riguardano le zucchine. Oppure cercate la focaccia, scrivete focaccia e vi usciranno tutte le ricette che riguardano la focaccia. È molto semplice, molto molto semplice. Grazie Giovanna. Grazie Giovanna. Forte. Si intende quella alta di Colpo. focaccia, Francesca De Luca. Sì, quella alta di focaccia da farcire. Su YouTube lo Sì, stesso. c'è anche su YouTube, ma c'è anche sul sito. Quella alta da farcire, cerca sul sito la focaccia ed è quella alta da farcire, morbida e spugnosa, come la vuoi tu, come ti E serve. poi È proprio. potete. Comunque, non ti preoccupare, oh, non mi ricordo il tuo nome, scusami. È proprio difficile, non ti preoccupare, appena finisce la diretta ti metterò il link della ricetta così lo potrai leggere e potrai capire che mi riferisco proprio a quella focaccia che cerchi tu. Va bene? C'è anche la funzione di selezionare tra i preferiti, vi esce direttamente il sito. Vabbè, questo è già troppo No, complicato. Piano piano beh, spieghiamo è tutto. semplicissimo. Già cercare le ricette su Google, se voi fate così, si apre un mondo perché No, si apre il Google. mondo di Graziella. Eh sì, si apre un mondo, cioè, nel senso che mentre voi mi mandate a me i messaggi in privato, io finché non li ricevo, finché non, se non sto con, se non sto su Facebook, non li leggo, voi perdete tempo. Invece facendo così, basta andare su Google e digitare il nome della ricetta e il mio nome, trovate tutto. Va bene? Grazie Rosaria, grazie mille. Ah, ok, ti chiamo Angela. Angela, allora, dopo ti mando il link. Adesso, appena finiamo, ti mando il link. Va bene? Fatti vedere. In che senso? Pro. Va bene, ok. Allora, abbiamo fatto gli Sporcamus. Ora, io sono tentata dal... Mozzico. Come si fa a tirare il morso a questo? Come si fa? E come si fa? È Bocco. impossibile tirare il morso a questo. Dal mangiare per dirvi se è buono oppure no, però non è bello in diretta mangiare. No, vabbè. Facciamo così, aspetto che sia finita la diretta e lo mangio. Un boccone. Va bene.
Brava Sofia che ti sei iscritta, brava. Sì, iscrivetevi perché poi vi trovate avvantaggiate per le Allora, dirette su YouTube. per la farina senza glutine, io penso di sì, perché no? Perché questa ricetta non viene, forse dico una sciocchezza, però questo è quello che penso io. Non dobbiamo fare un impasto per attivare la maglia glutinica, perché no? Però non contiene neanche acqua. Non lo so, provate, fate così, provate una piccola dose, fate metà della metà della dose, così non sprecate impasto nel caso in cui non venga bene. Fate una piccola parte di dose e provate con la farina senza glutine. Io penso di sì, però con la farina universale senza glutine, provate e poi vedete voi, non lo so, non le ho mai fatte senza glutine. Provate, va bene? Ok? Assaggia pure e raccontaci in diretta. Aspettate. Allora, ora, ascoltami. Ora, io lo assaggio e vi dico se è buono. Lo vuoi assaggiare tu? No, grazie. Non sono così goloso. No! Guardate, qua, Perché? qui lo dico e qui nessuno mi può smentire. Perché sono Io goloso. dolci non ne mangio. È vero? Perché io rimangio i dolci? Oddio! Ti farò le fotografie di nascosto. Allora, io dolci veramente non ne mangio. Mangio il salato tanto, ma il dolce no, e lui lo sa. Va bene, comunque, vediamo com'è. È buonissimo. È Dico buono. anche, sì, tu non puoi immaginare quanto. Poi lo immaginerai perché lo mangerai. Virtualmente Vi dico la verità. Questa sfoglia, li offriamo a tutti. sì, veramente ve li offrirei volentieri a tutti. Virtualmente. Sì. Vi dico la Come verità, questa sfoglia. voi offrite le stelle di nervosione. Stai buono. Questa sfoglia. Vengo. Stai zitto un attimo. Questa sfoglia è più buona della sfoglia tradizionale. Almeno per me. Io la sfoglia tradizionale la sento troppo ricca di burro e io non la digerisco. Invece questa qui è veramente buona. È croccante. Tu voi pensate che io queste le ho fatte stamattina alle 9. E sono ancora croccantissimi, quindi provatele, veramente vi troverete bene, è veramente buono. È buonissimo. No, sono Ok? sincerissimo, ne mangio qualcuno, ma non sono molto. Perché vuoi dire che io mangio i dolci? Io Appunto, sì, li mangio, ma non sono no. Ma io non li goloso. mangio proprio, pure la domenica se faccio il dolce, Non io li mangio. sporziono, ma non lo mangio. Tu non dire le bugie perché tu No, a te li me, mangi. insomma, la mia porzione. Non è che mangio una torta intera. La torta intera no, ma il bissettrice sì, diciamo la verità, vedete così come stanno. Vabbè. Se c'è qualche testimone online, Di racconti la che? verità di questa cosa che sto Di che dicendo. cosa stai dicendo? Che io non li mangio i dolci, ma tu sì. E Che ha ci detto sono a i te? Io testimoni mangio. della domenica, va Io bene. mangio, io mangio. Chi ha detto Ok. di no? Va bene. Allora, un Non ha baratto detto di sterile per no. sporcamus. Allora, ok, bene, abbiamo scherzato un po'. Chiudiamo la diretta perché sennò poi si allunga troppo e c'è qualcuno che borbotta. Allora, sono buoni veramente e non hanno nessun retrogusto di burro, che è una cosa fastidiosa nella pasta sfoglia. Vabbè, a me non piace tantissimo perché poi mi dà fastidio nella digestione, però sarà una cosa mia, non lo so. Ok. Allora, ci salutiamo, vi ricordo, se vi è piaciuta questa diretta, condividetela. Inviata le Condividetela, così magari qualcuno ci conosce e si aggiunge a questa famiglia. è come se gli ho offerto un caffè. Niente Poi, spocamus. ancora parla. Poi, se volete, iscrivetevi al mio canale YouTube e guardate i video. Tutte le informazioni e tutte le spiegazioni riguardo alla ricetta le trovate nel link in descrizione sul post. Questo è ciò, va Il bene? video poi Il video adesso sarà caricato anche su YouTube. andasse su YouTube, Va bene? iscrivetevi. L'ho appena detto, se tu non segui, io non ripeto. Ok? Allora, serve a loro, non a me. A te. Lo so, ma tu stai dicendo iscrivetevi su YouTube, l'ho già detto, ascoltami.
La gente è sbadata. Tu sei sbadato che non ascolti, bello mio. Tu hai detto scrivi su YouTube. Ok. Ok, arrivederci. Ciao a tutti, ci vediamo martedì con una ricetta salata. Come sempre suggeritemi nei commenti che cosa possiamo realizzare. Di breve e facile come questo, così chiacchieriamo, spieghiamo bene la ricetta e facciamo tutte le cose con calma, va bene? Buon fine settimana, che domani è già venerdì. Ci vediamo martedì alle 4:30 qui. Ciao a tutti. Ciao, ciao Mattias, ciao Noemi, ciao zia, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao Nicolò. Ciao Nicolò. Vabbè. Il bambino. Sì. Ciao. Un fan piccolino. Sì, non mi ero già dimenticato. Ciao. Penso. Ciao Spilacci. Un bambino di 40 anni, non so. Sa. Davvero? Sì, un bambino. Ah. Presumo. Ciao Spilacci. Ciao. 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 Ciao.